come un tipico adolescente a cantare in inglese perché ascoltando i soliti stereotipi in inglese, insomma, ecco. Però è stata una bella scommessa cantare in italiano e io invece mi è piaciuto. Volevo cantare in italiano. Io l'hai stata cantare in italiano. Mi hanno detto proprio che... Dopo che hai cantato Mare in luce, se tu vorrai... Mare Mario in luce! Mario in luce. Scambiatevi gli inediti. Tutto quello che ci resta, tutto quello che ci resta, è solo questa tentazione. Ah, poi su bello. Grazie. No. Ragazzi, no. Mai come quest'anno, specialmente gli ultimissimi, grande talento e grande apertura verso l'estero, cioè siete tutti artisti, a parte lei che non è italiana, però stranamente italiani, lei è una straniera che può cantare e vendere in Italia tranquillamente, però gli italiani che vendono all'estero non è così comune, a meno che non fai la Pausini, non fai Ramazzotti. Invece quest'anno mi sembra tu, Mad, ci sono veramente tante persone che hanno una grossa potenzialità all'estero. È stata una scelta secondo voi? Negli altri anni non c'era? Cioè siete comparsi adesso o vi hanno cercato bene? Siamo alieni! No, veramente, cioè, anche noi eravamo sorpresi di questa cosa, del fatto che, cioè, vedendo anche le altre persone che sono così tanto bravi, ne sono raccomandati, cioè no, veramente, sono persone normali che non sono mai venute allo scoperto, che hanno fatto tantissima cavetta, ma tanta, io un po' meno perché sono più piccoli, insomma non vado a 14 anni in giro a bar, però io penso che tantissima cavetta e sono andati in giro e hanno provato, cioè veramente è stato veramente il caso, poi io credo al destino, quindi è stato un grandissimo. Io sono rimasta sconvolta dalla loro cultura musicale contemporanea e sono molto attenti a quello che succede nel mondo. Vedono artisti come Robin, che è svedese, che ha portato Madi il pezzo Dancing on My Own, Lord della Nuova Zelanda, cioè stanno vedendo che da tutti questi posti non sconosciuti, però insomma stanno uscendo artisti internazionali e si sono dette ma perché dall'Italia non possa succedere la solita cosa? E loro sono ambiziosi di arrivare ad un livello internazionale. Poi veramente nei live ci sono stati pezzi inimmaginabili, cioè negli altri anni di X-Factor sinceramente io lo seguo da tanto, veramente è stato un Dancing on My Own, No Church in a Wild, cioè pezzi che veramente in Italia nessuno li ha mai sentiti, capito? Poi la novità è cominciata diciamo con l'arrivo dei nuovi giudici, tutti erano molto curiosi, insomma Fedez, giovane, che è stato un po' fatto un frainteso all'inizio, ma diceva un fatto giovane, invece secondo me quest'anno è stato un bellissimo lavoro da parte di tutti. Sia da parte nostra, ma soprattutto da parte della produzione, redazione, e veramente è stato un bell'anno. E viverlo da protagonista è stata comunque la cosa più bella. Quindi non hai nulla da recriminare, Fede, se lo dici. Grazie per questo, però per quest'altra cosa ci potevi pensare un po' meglio, magari. Allora, io Fede, diciamo che credo solo in una volta. Ho iniziato a stramare dirlo quando mi ha dato la maggior parte degli artisti. Vogliamo sapere tutto. Lì veramente mi ha dato questo pezzo e dico... Però il penultimo giorno, proprio io fino al penultimo giorno ero lì che piangevo e ho detto ragazzi, se non faccio questo pezzo. Non parlava, camminava. Però secondo me in quel caso lì lui è stato come Morgan. Cioè Morgan tipo c'era il cappello che diceva agli Spritz, lo so che vi dà pezzi così del 2 avanti Cristo, però... abbracciate la sua follia, cioè abbracciate le cose che vi danno, cioè lui ci ha visto molto più lontano e l'ultimo giorno gli faccio prendiamo il megafono, via, proviamo qualcosa, una pazzia, divertiamoci, quindi non bisogna mai andare contro i giudici, devi sempre assecondarli, se loro hanno fatto una scelta sbagliata tu giustifica la sua scelta e cerca di renderla una scelta originale. L'avresti fatto anche se ti fosse capitato Morgan? Sì, io Morgan lo volevo fin dall'inizio, subito, perché a me piacciono le sfide, a me piace provare cose che non sono del mio genere e far capire che una persona può anche essere versatile in molti aspetti. Quindi, no, Morgan come scelte iniziali non mi è dispiaciuto del tutto, non ha fatto delle scelte totalmente che io non avrei mai fatto. Saresti arrivato fino a qui con Morgan, però... Morgan non sarebbe arrivato, cioè non l'avrei più visto Morgan, si è presentato una volta sul palco.
Ma non hai mai invece, non ti è mai dispiaciuto quando soprattutto all'inizio ti criticavano quasi perché eri già performer? Che è una cosa strana, mi aveva un po' incuriosito, cioè, voglio dire, sei giovanissimo, allora, canti, balli, hai una presenza scenica che altri. Sembrava quasi una tua debole, un tuo punto debole. Quando... Il mio grande dubbio si è nato nella maggior parte degli artisti, quello che ho fatto proprio un pezzo, perché subito, poi anche col megafono alla varia, ho detto, ragazzi, ma qui mi dicono vai a fare il musical e esci dal palco di X Factor. Diciamo che poi da un lato è abbastanza una furberia dicendo che ora i dischi non si vendono più, si vende per concerti. Quindi da questo lato io mi sento abbastanza fortunato. E poi insomma, essere paragonato a Timberlake o... Però, ma io siccome anche sul fatto del paragone, c'era anche la prima puntata, forse paragonato già in Timberlake, io li capisco pienamente, cioè io mi sono sempre giustificato dicendo ragazzi, ho la maturità di un 17enne, come i bambini piccoli, cioè non è che nascono imparati, cioè nascono prendendo spunti da altri. E X Factor mi ha aiutato a focalizzarmi molto di più, però non potete pretendere che io alla prima puntata, se mi date un pezzo, sia già io, a 17 anni purtroppo. Quindi è tutto un percorso. Dopo essere paragonato comunque, da un lato può essere brutto, però da un lato mi faccio le mani. Sei te quando canti sui tavoli. No, poi comunque, cioè io posso somigliare tantissimo ad altri artisti, però ma io posso assomigliare a tantissimi artisti proprio vocalmente, perché come diciamo antropologicamente io sembro così, sono molto simile ad altri, però io dentro, quando canto le mie canzoni, sento me stesso, cioè sono io, non penso a nessun altro. Senti, a me una cosa che mi ha colpito molto è sentire spesso elogiare la cultura del lavoro. Ma lei era un gran lavoratore, cioè dovrebbe essere normale. Io non so come i giovani si preparano, non in Italia, però dovrebbe essere una cosa normale. Invece è un'eccezione vedere un ragazzo che lavora sodo. Sì, ma diciamo che io di mio mi sentivo per molti aspetti tremendamente indietro rispetto agli altri. Cioè io avevo proprio... Siamo entrati un po' prima del primo live, no? Lì dentro a fare lezione per vocal coach e io avevo diversi problemi di tecnica e sempre di una delle audizioni sul palco mi veniva questa voce da cagarella, insomma, dalla FIFA, che non era il massimo. E mi sono messo sotto perché io avevo bisogno di mettermi sotto, c'è stata una condizione psicologica che... Cioè devi raggiungere il livello degli altri, cioè... Mario come Emma hanno anni e anni di esperienza, di gavetta che io non ho fatto, e io me la gioco su un programma del genere, sono molto più piccolo rispetto agli altri e comunque allo stesso tempo, senso, essendo più giovane, la gente pretende un po' di più, cioè pretende che tu sei giovane, sei scaltro, cioè le prove te le facciamo fare una volta e devi capire subito, magari con i 34 anni, anche con l'inglese che gli dà una mano a Emma, insomma. Un po' più giovane, io cantavo tutti in scozzese. E poi il fatto di essere gran lavoratore è stato anche frainteso dal fatto che, cioè frainteso dal fatto che comunque io ho tantissima passione in quello che faccio e penso che in tutti, se fate il lavoro che amate, ci tenete a lavorare veramente tanto. Dovrebbe. Cioè, perché è quello. Quindi sono anche felice di essere stato reputato un gran lavoratore. Insomma. Vuol dire che la mia passione ci fa molto. Tu, Emma, non abbiamo visto mai né nei live né nel daily, però ovviamente oltre a lavorare sodo come cantante avevi la tua bimba lì con te. Com'è stato portare avanti queste due cose del fare la cantante e anche le tue responsabilità di mamma, se ogni tanto non era troppo e ce ne rimaneva la pena di fare tutto questo? No, sicuramente è stato difficile, ci sono stati momenti in cui in cui mi sono sentita in alcuni momenti di capito che dovevo scegliere una cosa più dall'altro. Invece era anche nuovo per me, era nuovo per la produzione, cioè a livello dell'organizzazione era una cosa tutto un po' complicata, gli orari di lavoro, gli orari che potevo vedere lei. Scusate, sento una camera. Io volevo portare Billie al Loft, cioè per me sarebbe stato il sogno di averla lì anche fra i piedi delle persone, non nel senso che lei sta molto bene con tutte, era un bellissimo ambiente e lei ci sta molto bene con le persone, con l'attività, con la musica, perché è una bambina estremamente interattiva.
Allora, io mi sono trovata ad essere nel loft dal primo mattino fino all'ultimo impegno la sera, che era 1 o 2 di notte. Tornavo a casa, andavo a letto e Billy sentiva il mio odore e si svegliava e cercava di recuperare tempo con me, quindi spesso stava sveglia parecchio la notte, magari io dormivo 2 o 3 ore e poi tornavo al lavoro e dopo un po' la stanchezza ha cominciato a avere un impatto abbastanza forte su di me. Era la settimana di un'estate fa in cui ho preso una malattia e cioè, si può dire, c'è un virus. E lì ho pensato, caspita, così non è facile. Anche perché, cioè, Billy stava con una tata, però la notte non c'era mai. Cioè, quando ero al lavoro ero 100% impegnato sul lavoro e quando ero a casa ero 100% concentrato su di Billy. Quindi, in un certo senso, non avevo mai tempo per un respiro. Però è anche stato bello perché ho avuto uno stacco, cioè è stato anche, i ragazzi sono stati molto, mi hanno dato un supporto grandissimo. È stato difficile anche per me non poter condividere le ore della socializzazione con loro, perché a volte quando volevo rimanere al loft non potevo perché la produzione mi doveva portare. C'erano delle cose, c'era sempre di trovare un equilibrio. Questa cosa è stata difficile, ma è anche stata una sfida bellissima che mi ha provato che posso portare le due cose di cui mi importo di più nella vita avanti con tantissima cura e tantissimo amore. Era solo difficile non avere controllo perché non potevo prendere il telefono e chiamare Billy e dire come sta Billy, cosa fa, non avevo quella libertà e questo è stato molto difficile. Però io direi che me la sono cavata abbastanza bene, cioè ora sono veramente distrutta, non so se la vedete, e il mio corpo ha cominciato a mollare. Ma adesso entrambi come prosegue il percorso fuori da X Factor? In the future. Cazzo, facciamo? Prossimo. Non abbiamo avuto tanto tempo per poterci. Innanzitutto siamo liberi, ragazzi, siamo liberi. Ho di nuovo il cellulare. Dopo che vi siete riposati, dopo che ci siamo riposati, che le nostre parti poi sono tornate su, e che il mio colore torna un nero, un pallido. E no, io voglio davvero lavorare subito. Cioè, questo è il momento migliore per iniziare a lavorare, come mi ha detto Fedez fino all'ultimo. È questo momento in cui devi sfruttare il tuo momento di fame e cercare di farlo sfruttare fin da subito. Se tu inizi, sì, vorrei fare quello, no, fallo, si fa. Dopo io sono in terza liceo, quindi sono in terza liceo. Baby. Ho intenzione di continuare gli studi. Che liceo? Io faccio liceo linguistico. Linguistico. Terza. Ho intenzione di continuare gli studi, però sarà cercando di incastrarli comunque con un bel lavoro parallelo. Ma lavoro parallelo parlo proprio di studiare canto molto bene, magari anche recitazione per fare musical, qualcosa di bello, insomma. E il ballo, che è molto. Senti, Emma, una curiosità. Ho avuto l'impressione che Mika su di te abbia lavorato più che altro sulla convinzione, perché il tuo talento, secondo me, è in dubbio. Perché non ci credi tu per prima? Perché hai un talento, hai un modo di cantare, di trasmettere, veramente particolare. Questo me lo dite voi, cioè questa è una bellissima cosa da sentire. Perché, non lo so, sono cresciuta in un ambiente piuttosto, purtroppo, tosta, in cui non c'era tanto spazio per la creatività, per la spontaneità. Sono cresciuta un po' sentendomi, io da piccola avevo una passione per il performance, per la recitazione, per il canto, ma non è stato mai percepita forse da piccola, non ho mai avuto l'opportunità di studiare e non ho avuto da piccola le voci intorno che mi confermavano che avevo qualcosa di speciale, anzi forse l'opposto, e quindi
E quindi sono cresciuta convinta che non avesse niente di speciale, però c'era qualcosa dentro di me che forse era la passione, la voglia di comunque fare la musica, che per quante volte l'ho mollato la musica, perché io sono venuta in Italia pensando di fare la contadina, cioè avevo l'idea di andare nella Garfagnana e un giorno aprire un agriturismo e essere completamente autosufficiente, avere il mio orto. Però pesante, però. E dicevo, la musica per me non lo potrò mai fare perché non ho. Perché ho sempre sofferto nel fare musica, perché mi sono sentita sempre in colpa, cioè, come facessi qualcosa di sbagliato. Invece, venendo in Italia, mi sono trovata in un posto dove per caso c'era questo festival che ha tirato fuori di nuovo la mia, dai, proviamo. Poi mi sono trovata X Factor e in questi 2 mesi, infatti, sono uscita una donna che può dire sono fiera di me stessa, ho fatto un buon lavoro. Questa è una cosa che 2 mesi fa era impossibile. Ho avuto poco autostima, non so perché. Però quello che conta d'ora in poi, quindi. Sì, in qualcosa ho sempre creduto, altrimenti non mi sarei mai, cioè non sarei qui. Però settimana per settimana vivevo con il paura di come si dice? Confermare che allora non vado bene, invece non è andato così, tutte le settimane mi sono rinforzata di più. E poi io penso che per lei, cioè, lavorare con Mika è veramente perché mi, cioè, lui anche prima Mika è quello che non ti dirà mai che si farà. Lui ti dirà continua, lavora ancora. Lavora ancora di più, non si raggiungerà, non raggiungerai mai quel livello lì. Cioè, ti annoisce, però non ti dirà mai che sei bravo. Sei una persona che ti sprona a dare sempre il meglio. Non appoggiarti mai sugli allori, quindi penso che anche per loro, al di là di noi, comunque sono stati coccolati, bravi, cioè loro l'hanno presa molto più seriamente, quindi capisco i suoi dubbi, insomma, magari. Cioè, quando magari non ti senti dire bravo dal proprio giudice, magari dici, ma sono così, cioè, infatti per loro secondo me è stato psicologicamente molto più impegnativo. No, è vero, io avevo bisogno di confermi, di amore, e l'ho avuto da tutte le mie amici concorrenti, da Rossana, dal produttore, dalle altre persone, e Mika è sempre stato molto severo, molto serio, con le sue aspettative molto chiare. E questa è stata, sì, a volte difficile perché vuoi che almeno una volta dici cioè, ma quanto sei brava, cazzo, sei brava, non è mai successo. Però questo è stato bello perché mi ha aggiunto i piedi per terra e invece di farlo crollare mi ha fatto diventare sempre più forte. Tu vuoi fare l'ultima domanda? Chi vince? La facciamo tutti. Chi vince? Chi dovreste vincere? Per chi ti fa? La qualsiasi persona che vinca è validissima e sono felicissimo. In primis io voto per la mia squadra perché mi sono legato molto con loro. Se non dovesse vincere la mia squadra, per sentimento e per quello che è veramente l'essenza della musica e della voce, voterei per Ilan. È rimasto fuori solo Mario, Mario politico. Mario lavorerà già, cioè, capito? Anche tu. Però Ilaria è. Cioè, lei la musica. Lei non. Cioè, quando è in giro non canta mai, per esempio. Magari non ha bisogno di far dimostrare la guitarra nessuno. Cioè, lei canta perché veramente è il suo. Vabbè, ma dovendo scegliere per un nome. Io ho un nome per ovvietà e un nome per bravura. Allora, per ovvietà vincerà Lorenzo Fragola. Diciamo. E comunque ne sarei felicissimo. Per bravura, bravo vincerà. Per quello che può offrire il contratto del vincitore, Malta. Per me è il vincitore, però per me Ilaria. No, Mada è bravissimo, ma lui farà le sue cose, secondo me non è da solo, lui è da quello.
in America in giro, spaccherà. Grazie. 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 Grazie.